Giuliano Razzoli, detto Razzo, medaglia d'oro in slalom speciale alle Olimpiadi invernali di Vancouver 2010. Come mai qui a San Patrignano? Ma sono venuto qua in visita a dare un saluto a Parmigiano e poi soprattutto a visitare questa struttura e in questo speciale evento, e veramente sono rimasto stupito da quello che hanno costruito qua a San Patrignano, e quindi sicuramente un'esperienza nuova e bella. Cos'è che ti ha colpito in particolare? Ma comunque da un centro così per i ragazzi non ti aspetteresti tutto questo, praticamente un paese per loro dove fanno attività, dove fanno di tutto, dal vino, al mangiare, all'arte, agli animali, è veramente una cosa esagerata, non avrei mai immaginato, però devo fare complimenti a tutti perché è veramente un posto particolare, penso che aiuti i ragazzi in maniera impeccabile. Come mai secondo te sempre più ragazzi si avvicinano alla droga? Forse non hanno più voglia di fare i sacrifici che tu sicuramente hai fatto per arrivare ad essere quello che sei? Ma sicuramente lo sport dà una mano ai ragazzi, a me, anche ai miei amici e tanti sportivi che conosco, a stare fuori da quel giro, perché impari già da piccolo un po' di sacrificio, che ottieni le cose diciamo impegnandoci e volendole, e poi quindi quello è il bene che fa lo sport, è il bene che fa lo sport a tutti i ragazzi. Purtroppo tanti ragazzi per vari problemi prendono la strada sbagliata, e fortunatamente ci sono queste strutture qua a San Patrignano che gli danno una mano per ritrovare quella giusta. A te cosa ha aiutato nel tuo percorso di difficoltà? Cosa ti ha aiutato? Ma il mio percorso è stato sicuramente tutto in salita, anche perché comunque lo sport è sempre più impegnativo. Mi ha aiutato la famiglia, gli affetti, gli amici, la consapevolezza comunque che la mia era un'avventura difficile, che mi dava soddisfazione, ma che non era la cosa più importante della mia vita, che erano proprio la mia famiglia, gli affetti, gli amici, che mi ha sempre aiutato nei momenti dove non andava così bene. Comunque sia, lo sport è fondamentale un po' per tutti. Vincere a Vancouver, che esperienza è stata? Che emozione? Beh, è unica, perché comunque un'Olimpiade è il sogno che tutti gli sportivi hanno, e che anche solo partecipare ti dà felicità e gioia. Poi vincerla è proprio una cosa incredibile, vedere al traguardo tutti i miei familiari, la mia squadra, piangere di gioia, è stato unico. In uno show come Squisito, in cui comunque il tema dominante è il cibo, qual è il tuo rapporto con l'alimentazione? Tu sei uno sportivo, sei sempre disciplinato? No, sicuramente io da Emiliano e buon gustaio, mi piace il cibo, mi piace mangiare bene e lo faccio chiaramente con testa e con un indirizzo che è quello da sportivo, quindi durante gli allenamenti, durante la preparazione seguo certe diete speciali fatte per me, e poi chiaramente ogni tanto si sgarra a fine stagione in questo periodo, però insomma siamo anche fortunati noi in Emilia che abbiamo cibo sano e buono. Si fa più fatica all'estero sicuramente quando giro per il mondo, perché là obiettivamente non sono fortunati come noi. Cos'è che non manca mai nella tua dieta, nella tua tavola? Beh, quando vado all'estero in valigia ho sempre un po' di punte di parmigiano, perché quello non può mancare, risolve i problemi un po' dappertutto. E poi pasta prima degli allenamenti, quindi carboidrati, e grassi pochi, dolci quindi durante la preparazione, l'inverno pochi. Però a me poi piace comunque le paste, la carne, le proteine, il formaggio, insomma c'è un po' di tutto, molto varia, verdura, frutta, quello è fondamentale, quindi diciamo che l'importante è spaziare un po' e variare la dieta.